Oggi parliamo di formazione teatrale, perché è lunedì, ma soprattutto parliamo di presenza scenica. E quindi, con la presenza scenica, di cui abbiamo già parlato in qualche video, oggi volevo parlare con voi appunto della pulizia dei movimenti, la presenza scenica, ma attraverso degli esercizi. Quindi svolgere degli esercizi pratici che ci possano servire al fine di migliorare la nostra presenza scenica e quindi automaticamente anche la pulizia dello stare su palco. Prima di tutto per le persone che non sanno, che magari sono solamente appassionate, ma vanno solamente a teatro ma non vedono, non partecipano a spettacoli teatrali. Prima di tutto dovete sapere che cos'è la pulizia dei movimenti. La pulizia dei movimenti è la pulizia scenica, è non essere sporchi, ovvero succede questo. Quando siamo a teatro, immaginatevi un bellissimo spettacolo dove c'è questa ballerina che sta ballando in maniera così leggiadra, eccetera, sta per finire con tutto il pathos del mondo, sta per finire il suo pezzo, quando si ferma in ghiaccio e improvvisamente si gratta una chiappa. Che cosa succede? Tutto il lavoro che lei ha fatto l'ha buttato nel gabinetto per essersi grattata una chiappa. Ed effettivamente, ovvio, che il focus dello spettatore in quel momento va su lei che si è grattata la chiappa. Perché? Perché effettivamente quella è una cosa sporca. Non perché si sia grattata la chiappa, della chiappa di per sé, ma semplicemente perché ha rovinato un'azione scenica, ha rovinato comunque la sua presenza scenica. Noi dobbiamo essere in grado, quando siamo su palco, di non rovinare la presenza scenica. Però questo voi lo potete vedere anche nel digitale. Come non rovinare la presenza scenica? Quindi se io tipo adesso iniziassi a mettermi un dito sopra il naso, piuttosto che inizio a fare altro, anche lì, anche se è una sotto forma di spettacolo, comunque il digitale, perché possiamo dire che non è live, non dà le stesse emozioni, comunque in questo caso qui non andrebbe più bene nel momento in cui dovessi fare uno spettacolo. Vabbè, adesso stiamo parlando e quindi ci sta anche che magari mi possa grattare, mi possa sistemare i capelli, perché l'ambiente lo richiede. Invece nel momento in cui io faccio uno spettacolo, che sia live o che sia comunque registrato, in ogni caso devo essere pulita, perfetta, va bene? Quindi vediamo un po' insieme come si sta su palco. Stare su palco non è semplice. Ho già parlato di presenza scenica e di che cosa vuol dire presenza scenica, quindi adesso andrei un po' oltre. Allora, una cosa molto importante è la neutralità. È la neutralità e sono le camminate. Allora, le camminate sono molto utilizzate nel riscaldamento teatrale perché effettivamente servono anche per sbloccare la parte di testa, nel senso. Allora, innanzitutto, se voi volete essere dei formatori, che comunque volete condurre magari, che ne so, una compagnia teatrale o uno spettacolo, piuttosto che volete svolgere un allenamento teatrale, dovete prima di tutto, o siete semplicemente degli appassionati, volete saperne di più di questo mondo, o attori che vogliono formarsi magari meglio, avete appena iniziato. O comunque è anche bello scambiarsi delle informazioni anche tra persone appunto dello stesso settore, professionisti. Allora, dicevo, nel momento in cui si decide di lavorare sulla presenza scenica, bisogna decidere e circoscrivere il mio spazio scenico. Ovvero, il mio spazio scenico qual è nel momento in cui io mi alleno, faccio esercizio teatrale? Perché è fondamentale sapere lo spazio. Allora, io prima di tutto chiamo lo spazio la zattera, appunto perché dal mio punto di vista, dopo 20 anni di insegnamento nel mondo del teatro, vi posso assicurare che la zattera è a livello visivo quello che identifica meglio lo spazio scenico su cui un attore deve lavorare. Mi spiego meglio. Noi siamo abituati a lavorare su un palco, a vedere comunque un palco, a vedere la scena svolgersi all'interno di un palco. Va benissimo. Quel palco lì, comunque a prescindere, è uno spazio scenico. Io per esempio nella mia scuola di teatro abbiamo un palco, abbiamo un 8x9 metri e lavoriamo lì sopra. Quindi abbiamo definito, io ho definito che la mia zattera è quello spazio scenico, ovvero tutto il palco. In tutto il palco però ovviamente ci sono le quinte. Non mi sto a dilungare su che cosa sono le quinte, va bene, che nascondono parte del mio palco, quindi non saranno più 8 metri per 9, sarà un po' meno, sarà più ridotto
E lo spazio visibile su cui i miei attori operano e si esercitano diventa ovviamente uno spazio più ridotto. Ma è quello spazio che io tengo affinché l'attore si in qualche modo abitui ad essere visto, ad essere visibile allo spettatore. Lo spazio di visibilità dello spettatore è lo spazio scenico su cui io lavoro con i miei attori. Quindi, se il mio palco è 8 metri per 9 e le quinte mi prendono un metro e mezzo per un metro e mezzo, no, un metro per un metro, io comunque ho meno. Ovviamente, spazio scenico dove sono, dove posso esercitarmi ed essere visibile. Quella visibilità lì a me serve per lavorare appunto sul pezzo. Quindi, una volta definito lo spazio scenico, loro devono sapere dove devono camminare, dove devono muoversi e dove devono agire. E a quel punto si può iniziare il lavoro. Quindi, detto ciò, iniziamo a camminare. Si cammina su questa zattera. Perché la zattera? Perché ho deciso di chiamarla zattera? All'epoca la presi in prestito dal mio regista quando ero piccola, ma poi alla fine divenne comunque secondo me, il simbolo migliore per l'insegnamento e anche il bilanciamento dello spazio scenico. La zattera, alla fine, che cos'è? La zattera è un insieme di rami legati insieme. È un piano d'appoggio sul mare che quindi, se tutti stiamo da una parte, ovviamente cosa fa? La zattera si ribalta e veniamo mangiati dagli squali, come dicono i bambini più piccoli. Se invece siamo tutti belli equilibrati, la zattera rimane a galla. Ecco, questo è il principio di quando si lavora sulla presenza scenica e sullo spazio scenico. Io devo bilanciare e conoscere bene i miei compagni di lavoro e devo conoscere bene lo spazio scenico. Lo spazio scenico è formato da, e qua c'è un video sullo spazio scenico, potete trovare su Patreon, sulla Mind Meister di Patreon, o anche se vi iscrivete a Twitch, vi abbonate a Twitch, potete trovarlo. Lo spazio scenico è veramente fondamentale perché io da lì, come ho detto, mi muovo. Quindi, se l'esercizio è cammino in maniera neutrale ad una velocità media, e poi vediamo anche le camminate, se cammino ad una velocità media, io la chiamo velocità 5, vado a riempire gli spazi vuoti, ogni attore va a riempire il suo spazio vuoto, che sarà diverso. Andando a riempire uno spazio vuoto, ne andiamo a svuotare un altro che verrà riempito da un altro attore e così via. Quindi la mia pulizia del movimento sarà di andare in maniera con un'intenzione, in questo caso neutra, quindi senza raccontare nulla, quindi non devo raccontare che sono in ritardo, magari perché cammino più veloce, non devo raccontare che sono stanco perché magari ho le spalle basse e le braccia penzoloni, no. La mia presenza scenica si vede nel momento in cui ho la consapevolezza totale di tutto quello che dico, dalla testa, ok, fino alla punta dei piedi, ok? Fino alla punta delle dita dei piedi. Quindi, se io ho questa consapevolezza, posso tranquillamente iniziare a riempire lo spazio scenico. Quando si parla di spazio scenico e di presenza scenica, le due cose vanno un po' a pari passo, perché effettivamente lavorare sulla propria presenza scenica denota una conoscenza dello spazio scenico. Quindi viaggiano insieme, non si può fare un esercizio di teatro solo sulla presenza scenica se non si parla anche magari di pulizia stessa dei movimenti e di spazio scenico stesso. Quindi questi esercizi sono veramente molto collegati tra di loro. Allora, vediamo insieme. Se i miei attori in questo caso iniziano a camminare con l'indicazione vado a riempire uno spazio vuoto, mi fermo, trovo un altro spazio vuoto, cammino, lo raggiungo, mi fermo, cerco un altro spazio vuoto, lo raggiungo, cammino, mi fermo e così via. Vediamo su una media di 10 attori che stanno comunque facendo un training come lo spazio si inizi a muovere esattamente come una zattera e deve essere molto
bilanciata. L'errore che molti fanno è, e adesso lo stiamo vedendo con il Covid, con le lezioni che ovviamente appunto sono molto ridotte, abbiamo ridotto il numero dei partecipanti, abbiamo fatto più corsi, eccetera, per dare l'opportunità di utilizzare lo spazio scenico a distanza. Nonostante questo, nonostante la distanza che si crea, e quindi è sicuramente maggiore, si tende sempre ad andare verso uno spazio scenico, lasciando un vuoto enorme. E se prima lo si poteva fare, cioè nel senso se prima era molto più evidente, adesso lo è ancora di più, visto che il numero dei partecipanti è diminuito e quindi si nota di più questa cosa. Quindi la presenza scenica si denota tantissimo da come io utilizzo lo spazio scenico, va bene? E questo è un esercizio che poi può avere tutte le varianti del mondo, perché io posso semplicemente, anzi inizialmente, camminare. Se voi date l'indicazione di camminare su palco, è la cosa più facile da fare, perché camminare lo sappiamo tutti, ma diventa la cosa più difficile da fare. L'attore deve essere nel qui ed ora, è quello che dicevo anche sabato ai ragazzi più grandi delle superiori. Loro pensano che quando io do la velocità 5, che è la velocità media, sia un po' la velocità dello svacco, la velocità del ok, faccio pausa tra una velocità e l'altra, quindi il mio impegno è inferiore. Invece è proprio quella velocità che potrebbe essere media, che potrebbe essere neutrale, che potrebbe non voler dire nulla, che è più difficile da fare. Perché nella neutralità, proprio nella neutralità, io devo essere perfetto. Quindi non potrò mai camminare. Vabbè, ok, ho fatto pausa, sono ad una velocità 5, velocità media, quindi non mi chiede di correre, non mi chiede di andare in slow motion, posso rilassarmi. E allora si vede proprio la tendenza mentale di rilassarsi e quindi di lasciare andare il corpo, le disattenzioni. E quindi i bracci sono penzoloni, non hanno presenza scenica. Quindi vedete dalla camminata, quindi dal raggiungimento di uno spazio all'altro attraverso la camminata, quanto fa una semplice velocità nella presenza scenica che si va a creare, che non esiste, che non c'è. E questo, dal mio punto di vista, è terrificante, perché significa che improvvisamente io mi annullo, no, come attore non ci sono più. E questo è veramente brutto perché nel momento in cui poi io vado in scena, posso proiettare questo atteggiamento mentale che ho nel ok, non sto correndo e non vado in slow motion, ma sono in stand-by con una velocità media di 5, a quando sono in scena, vabbè, io ho finito le mie battute, non tocca a me, posso pure guardare oppure grattarmi una chiappa. È per questo motivo che sono fondamentali gli esercizi di presenza scenica, quindi di pulizia dei movimenti, perché il mio mood che mi vado a creare nella velocità media e quindi frega niente, lo vado poi a riproporre nel momento in cui magari penso di non devo parlare, quindi penso quindi di non essere visibile allo spettatore, che poi è veramente stupida come cosa, perché io capisco se andiamo dietro le quinte e allora magari mi rilasso un attimo tra una scena e l'altra, oppure penso a quello che devo fare dopo e tutto quanto. Ci sta. E in qualche modo mi rilasso, mi prendo quel nanosecondo di tempo. Ma se io sono visibile allo spettatore, che io parli o che in quel momento sto zitto, io sono comunque presente allo spettatore, sono nel qui ed ora della finzione del teatro. Sono nel qui ed ora del gioco della finzione del teatro, del gioco dell'attore, nel gioco dello spettacolo, con lo spettatore, dove gioca uno dei giocatori e pure lo spettatore. Quindi io, che sono lì, ma che sto zitto, faccio veramente la figura dell'attore cane se nel frattempo penso, solo penso ad altro. Perché nel momento in cui io penso, io sono fuori. Nel momento in cui io penso, io sono completamente visibile. Ma si vede che non ci sono. Sicuramente vi sarà capitato quando magari parlate con una persona che la vedete assente, no? Le chiedete: ma dove sei? E lei o lui ti dice: no, ma sono qui, sono qui. E in realtà sapete benissimo che non è così. Ecco, succede la stessa cosa. Si becca subito il focus, cioè tutta la struttura architettonica del teatro.
è proiettata sul focus del palco, che sia l'italiano, che sia la greca, è proiettato sul focus del palco, fomentato ed enfatizzato dalle luci di scena, dalla musica, dagli spettatori che ti stanno guardando, da tutto. E tu cosa fai? Pensi ad altro. Nel momento in cui tu pensi ad altro, perché magari in quel momento non tocca a te a dire una battuta, quella cosa che tu stai facendo inconscia, in automatico, viene percepita dallo spettatore, che dice: vorrei il rimborso del biglietto, grazie. Capito? È fondamentale vivere il qui ed ora ed esserci. Allora, uno, l'ho detto ai miei studenti l'altro giorno e questa cosa mi ha gasato un casino perché nel momento in cui l'ho detta l'ho realizzata anche su di me. Ragazzi, ci stiamo veramente proiettando in un mondo, e questo a causa anche della pandemia, dove attraverso gli iPhone, attraverso comunque i telefoni, siamo raggiungibili 24 ore su 24, non c'è più privacy. Ma al tempo stesso non c'è più concentrazione. Non abbiamo più dei momenti che ci servono, sì, che ci servono dove siamo totalmente concentrati. Perché anche a scuola, e parliamoci chiaro perché è così, anche a scuola, per esempio, una ragazzina che sta in classe con il professore tipo di quarta superiore, ok, ha il cellulare sotto mano, gli arriva un messaggino, si distrae subito dalla lezione per andare a leggere o comunque si distrae subito dalla lezione perché arriva il messaggio, anche se lo leggerà dopo. Quindi non abbiamo più degli spazi che ci aiutano, a seconda della vita che facciamo, a rimanere concentrati, a tenere la concentrazione. Dobbiamo riprenderceli, perché adesso siamo bombardati da segnali per distrarci e la nostra concentrazione è sempre più limitata, è sempre più bassa. Quindi il fatto di concentrarsi a stare su palco e a vivere quel momento, innanzitutto mi fa capire anche che so stare su palco, prima di tutto. Trasmetto una professionalità, perché fa parte del mio lavoro stare su palco. Ma dall'altra parte, mi vado a riappropriare comunque di una concentrazione che in quest'ultimo anno, anno e mezzo, 2 anni, abbiamo perso con i social, con le telefonate, con i cellulari. Siamo sempre reperibili ed essendo sempre reperibili, in automatico la nostra concentrazione decade perché vediamo che quello ha messo il like al post, perché vediamo che quello ha fatto un commento su Instagram, perché vediamo che adesso sta partendo una room su Clubhouse e così via. Quindi siamo deconcentrati al massimo. E questo va a ledere qualsiasi professione. Allora io dico, facciamo teatro, non ce lo prescrive il medico di fare teatro, se no saremmo andati a fare uncinetto. A questo punto, lavoro, vivo nel qui ed ora, ho la possibilità veramente di fare un training dove mi posso concentrare, che mi serve non solamente per il mio obiettivo teatrale, ma anche per la mia vita. Ma cavolo, ma lo faccio a occhi chiusi, visto che adesso abbiamo sempre meno possibilità di rimanere concentrati. Capito? Quindi dovete proprio lavorare sulla presenza scenica, ma per voi, non per chi vi sta coordinando in quel momento, per chi vi sta comunque creando una regia, uno spettacolo teatrale. Dovete farlo prima di tutto per voi, per essere liberi da tutte queste distrazioni che ci sono e poter scegliere di rimanere concentrati. Il teatro in questo aiuta tantissimo e gli esercizi fondamentali che servono in qualche modo sono proprio quelli di presenza scenica, perché mi danno l'opportunità di lavorare su me stesso, di concentrarmi in quella roba lì. Quindi anche semplicemente il riempire uno spazio vuoto, voi la sapete la difficoltà di andare a riempire uno spazio vuoto con 10 persone che camminano su palco. Vuol dire che io devo mettermi in ascolto, nella danza si dice mettersi in forma, mi devo mettere in ascolto dello spazio scenico stesso per capire dove sono gli spazi vuoti dei miei compagni, che anche loro si muovono esattamente come me, del qui ed ora, del fatto che io sono qui al centro del mio universo e mi sto muovendo come se fosse un satellite, no? Ok? Come se fosse un pianeta. E questo fa la differenza. Io lavoro moltissimo sulla presenza scenica perché io odio, non sopporto, cioè mi fa proprio schifo
vedere quando vado a vedere uno spettacolo, il particolare che fa la differenza, cioè quello, l'attore che in quel momento si distrae. Io vado proprio alla ricerca di queste cose qui quando mi capita, perché vorrei che non accadessero, vorrei che non ci fossero queste cose qui. E quando capitano, mi distraggono dalla fruizione dello spettacolo stesso, perché comunque è un errore, deconcentrarsi è un errore che fa l'attore. E mi porta a non fruire bene il messaggio che il regista vuole dare in quel momento. Perché se l'attore non è concentrato, mi arriva magari un messaggio meno potente del regista in quel momento. Perché magari l'intenzione, l'emozione, quello che lui sta dando è molto più basso. E questo, secondo me, cambia veramente la prestazione che un attore può avere nei confronti appunto dei suoi spettatori. Ed è veramente fondamentale. Quindi, le camminate sono la prima cosa che viene insegnata anche perché ti permette di prendere coscienza, consapevolezza dello spazio scenico stesso, ma soprattutto di noi stessi. Molte persone, no, molte no, però mi è capitato di avere delle persone, forse l'ho già detto in qualche video, qualcuno che mi dicesse: Laura, guarda, mi spiace, ma io non faccio teatro, parlo di adulti, perché ho paura di quello che può uscire fuori da me. Cavolo, fare teatro ti porta comunque ad una conoscenza tua personale molto intima. Ti porta di fronte ai tuoi mostri selvaggi, quelli di Sendak, ti porta a conoscere i tuoi limiti fisici, ti porta ad ascoltarti in silenzio, esattamente come per esempio quando ho fatto il Cammino di Santiago, ero io e la mia cagnolina Maggie, eravamo io e lei e basta, in mezzo all'universo mondo. E quindi ho dovuto lavorare su me stessa. Il teatro ti porta a lavorare su te stesso. Ovvio, nel momento in cui poi, dopo, devi mettere in scena uno spettacolo, devi avere presenza scenica, se non ce l'hai sei fregato totalmente. Ecco perché si parte dalla conoscenza dello spazio scenico per arrivare alla conoscenza della presenza scenica che una persona può avere sul palco. Perché senza di questa tu non puoi mettere in scena nulla. Anche il semplice, molto spesso si fa questo esercizio per vedere anche la presenza scenica. Si chiede, si pone in proscenio, in mezzo al palco, un tavolino con un bicchiere e si chiede agli attori di entrare sul palco, di entrare in scena, va bene, uscendo da una quinta, arrivo in centro, prendo il bicchiere, esco e vado via. Questo è l'esercizio che viene chiesto. Ma voi sapete la difficoltà di queste persone? Devo fare solo questa azione? Solo questo mi chiedi? Cioè, immaginatevi la difficoltà nel momento in cui io esco dalla quinta ed entro in scena, sono solo io su un palco a riempire il palcoscenico, a riempire questo spazio scenico. Quindi, se io non ho presenza scenica, sono più piccola del bicchiere stesso. E l'azione, oltretutto, che io compio deve essere un'azione così forte, così banale come il prendere il bicchiere in mano, deve essere così forte da creare l'attenzione del pubblico a me, come sola presenza su palco. Quindi, vedete bene quanto la presenza scenica faccia è importantissima. Se vedete, se notate, vi capiterà spesso anche durante gli spettacoli teatrali, ma parlo comunque medio-alto livello, notate sempre quello che è un po' meno concentrato. Perché capita, vabbè, ovviamente in produzioni alte, ovviamente questo dovrebbe proprio non capitare e solitamente non capita, però può capitare di vedere anche in produzioni alte quello che in quel momento non c'entra niente ed è molto brutto perché alla fine perde proprio l'intenzione e il senso
dello spettacolo dal punto di vista registico che il regista ha voluto mettere in scena. Quindi questo è, noi alla fine, l'attore è uno strumento, noi attori siamo uno strumento nelle mani del regista, se noi non siamo in grado, ok, è veramente brutto arrivare in scena e vedere comunque che non c'è sostanza. Quindi sicuramente il lavoro di presenza scenica è fondamentale. Quindi abbiamo detto le camminate, abbiamo detto il bicchiere, ricapitolando un attimino gli esercizi che possono essere fatti. Può essere fatto un esercizio appunto a velocità media, quindi a velocità 5. Una cosa importante, quindi allora io cammino, vado a riempire uno spazio vuoto, mi fermo. In ghiaccio, io lo chiamo ghiaccio per facilità, perché effettivamente il ghiaccio mi pone a livello mentale nella consapevolezza di bloccarmi totalmente, come quando si ferma il video, no? Quindi io dico sono gentile, mi lascio respirare, solo quello, ma devo avere la consapevolezza di ogni muscolo del mio corpo che in quel momento si ferma e rimane in ghiaccio. E non è per niente facile, se voi camminate e improvvisamente vi fermate, non è per nulla facile avere la consapevolezza di tutti i muscoli del corpo e rimanere fermi, immobili. Quindi, questo è un esercizio che si può fare tranquillamente anche nel quotidiano per prendere appunto coscienza della propria presenza scenica. Quindi cammino, e mi fermo in ghiaccio. Cammino e mi fermo in ghiaccio, oppure l'esercizio è cammino. Anzi, scusate, mi fermo in ghiaccio, vedo con lo sguardo, ovviamente lo sguardo non si può muovere, io lo sguardo ce l'ho sempre in ghiaccio, se sono in ghiaccio, anche lo sguardo è in ghiaccio, non è mi fermo e nel frattempo vado in giro, no, perché vado in giro con lo sguardo e lo spettatore lo vede, vede anche questo. Quindi mi fermo totalmente, ho una visuale dove io all'interno vedo, vado a riempire il mio spazio vuoto, mi fermo in ghiaccio, mi muovo, vado a riempire un altro spazio vuoto, ma senza deambulare, la direzione che prendo non è vado a mozzo in giro, no, vado, raggiungo lì lo spazio vuoto e mi fermo. Quindi dalla camminata senza meta al ghiaccio. Da invece la camminata con meta al ghiaccio. Quindi questo è un esercizio fondamentale che io svolgo sempre all'inizio di ogni lezione. Poi da qui potremmo vedere anche le prossime volte, semplicemente anche le velocità, perché questo cambia molto. E chiudo con questo esercizio sulle velocità, dove io ho 10 velocità. Quindi dove la numero 5, io le numero perché così mi è più semplice anche per i ragazzi, 5 è la velocità media, 10 è la corsa, 9 è la velocità massima della camminata, 1 è lo slow motion. Non mi dilungo che cosa sia lo slow motion perché avete capito. Quindi loro devono passare dalla velocità 1, per esempio, alla velocità 5, ma non a scatto, ma sinuosamente, ok? In maniera molto leggera, in maniera molto pulita, dove non si deve vedere lo scatto tra una velocità e l'altra, ma deve essere tutto molto fluido. Quindi io da fuori spettatore devo vedere questa fluidità, ok, tra una camminata all'altra. La stessa cosa si può fare ovviamente dalla 5 alla 10. Dopodiché, ovviamente, è molto carino l'esercizio dove si passa dalla 1 alla 10 oppure il conduttore, il regista dà le velocità, ecco perché è facile numerarle, dà le velocità e anche il ghiaccio e quindi gli attori si devono muovere all'interno dello spazio scenico. Sempre bilanciando la zattera, perché non è che possono tutti andare da una parte e tutti andare dall'altra. Devono proprio cercare il loro spazio e le camminate. Le camminate devono essere neutrali, ma soprattutto ognuno deve avere la propria velocità, ok? Che nel momento in cui si andrà a lavorare sulla squadra, sul gruppo, dovrà essere uguale per tutti, ma ovviamente con ognuno la propria identità, perché io avrò una camminata, non sto parlando di intenzioni, eh? Sto parlando di camminata, di modo di camminare, non dell'intenzione della camminata. Quindi io con la camminata non devo raccontare che sono in ritardo, per esempio, ma avrò un modo di camminare che è diverso rispetto magari ad una persona bassa, io che sono 1,82, faccio l'esempio. E
caratterizza proprio il fatto che io sono unica come persona, esattamente come quella persona lì è unica nel suo come persona e così via. Quindi dobbiamo tenere la nostra unicità perché può portarci comunque dei grandi punti di forza. Quindi anche la camminata, le strade che si prendono, cambiamo strada, non dobbiamo seguire un altro, non dobbiamo correre, camminare in cerchio, non dobbiamo seguire delle altre persone perché noi non siamo la brutta copia di qualcun altro, ma siamo noi stesse e quindi dobbiamo delineare la nostra personalità, il nostro carattere anche dal punto di vista teatrale. Un po' come succede nella vita, io non devo seguire e diventare la brutta copia di qualcuno, io prendo la mia strada e vado a fare quello e quest'altro. Posso avere dei compagni di viaggio, ma poi i compagni di viaggio possono cambiare. Quindi unicità anche nella camminata e nella ricerca, che a voi sembra banale, dello spazio scenico. Bene, io per oggi ho finito, vi do appuntamento a domani. Vi ricordo che potete diventare sostenitori su Patreon. Alla mia pagina www.patreon.com/laurapigozzo come teatrante digitale e sostenere il lavoro che sto facendo qua nel digitale, visto che i teatri sono chiusi. Dall'altra parte potete seguirmi su Clubhouse. Attenzione, venite su Clubhouse perché ogni giorno ci sono tante stanze sul mondo del teatro e sono la prima che parla di teatro anche su Clubhouse, quindi sono veramente, veramente felice. E mi potete seguire lì e mi potete ovviamente continuare a seguire su Twitch ogni giorno alle 9:30 qui sul mio canale Laura Pigozzo, che oggi non ho neanche messo il teatro del mattino, porca paletta, non ho neanche messo l'overlay teatrale. Va bene, detto ciò, io vi ringrazio e vi auguro una buona giornata. A domani, ciao!